studenti, al sindaco, alla nostra dirigente e ai ragazzi e alle ragazze dell'Istituto Omnicomprensivo Danilo di Agnone. Sono Claudia Labate e frequento la classe seconda C della scuola secondaria di primo grado. Sono molto onorata di essere stata eletta come mini sindaco e di poter rappresentare gli alunni del nostro territorio. Nello stesso tempo sono anche consapevole della responsabilità che mi assumo nell'accettare questo incarico e mi impegno insieme ai consiglieri comunali eletti con me a realizzare le proposte indicate nel programma presentato durante la mia candidatura. Abbiamo lavorato per capire come poter partecipare a questa iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che rappresenta per noi un luogo in cui prendere la parola su ciò che ci riguarda. Siamo solo dei ragazzi e delle ragazze, lo sappiamo, e non vogliamo imitare gli adulti, che hanno il compito di guidarci in questa esperienza e nella vita, ma vogliamo che la nostra parola abbia un peso. Questa è la nostra grande occasione. Ho ascoltato i programmi presentati dagli altri candidati e con mia gioia ho notato che ciò che io e i consiglieri della mia lista proponiamo per Agnone non è molto diverso da quello che propongono gli altri. Questa non è una debolezza, anzi dimostra che noi ragazzi, nonostante tutto, siamo uniti e abbiamo idee chiare su quello che per noi conta veramente. L'esperienza dell'elezione al mini sindaco è quindi un'ulteriore occasione per crescere, un'importante possibilità per sperare di poter trasformare le nostre idee in proposte valide, che possano essere prese in considerazione. Spero di meritare la vostra fiducia e di non deludere le vostre aspettative. Spero anche di riuscire ad affiancare in maniera onorevole il nostro sindaco Daniele Saia, nelle occasioni in cui riterrà di volermi coinvolgere. Mi impegnerò inoltre ad essere d'esempio e stimolo affinché tutti noi ragazzi possiamo capire che le cose pubbliche, la scuola, i parchi giochi, le piazze, sono beni di tutti e per questo vanno curate, rispettate e preservate. Cercherò di sensibilizzare i miei compagni al rispetto delle regole di convivenza civile, al rispetto della legalità, affinché nella nostra scuola non si verifichino episodi di prepotenza o peggio di bullismo. Ringrazio il dirigente scolastico ed il sindaco che ogni 2 anni promuovono questa iniziativa con l'intento di avvicinare noi ragazzi al mondo delle istituzioni e al rispetto della legalità e di essere protagonisti della vita del territorio. Grazie. Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno incoraggiata e sostenuta sin dal primo momento e che hanno creduto non al potremmo, bensì al possiamo, per una scuola e un futuro migliore per la nostra Unione. Grazie per l'attenzione.